Nelle mani di Milinkovic, il gigante dell'ha convinto tutti, il rinnovo è pronto. Da bambino giocava centravanti e sognava un giorno di diventare Zlatan Ibrahimovic. Non sapremo mai che attaccante ci siamo persi, ma oggi sappiamo che portiere Vanja Milinkovic-Savic è diventato. Dietro quella barba che cura tutte le mattine, e che non accenna minimamente quantomeno a sfoltire. C'è un portiere che sta per mettere piede nell'età della maturità. Andava solo atteso. Vanja. Il Torino ha avuto la pazienza dei forti e l'intelligenza di chi ci ha visto lungo e oggi è pronto a rinnovare il contratto del serbo, perché ha 26 anni, compiuti a febbraio. Milinkovic è diventato uno dei portieri più bravi nell'interpretazione moderna del ruolo del numero 1. Non solo abile tra i pali, ma presente con personalità in area ed eccellente nel gioco con i piedi. Tanti preparatori sono pronti a scommettere che abbia ancora un margine di crescita sensibile e una potenzialmente non del tutto espressa. L'età è dalla sua parte, perché un portiere a 26 anni si può considerare relativamente giovane. Quest'anno è protagonista di una stagione con i fiocchi, e la sua seconda consecutiva da titolare. Nel corso della quale ha scalato rapidamente le gerarchie della Serbia incollandosi dietro la schiena il numero 1. Ha difeso, bene, la porta della sua nazionale al mondiale in Qatar e ha ricominciato ieri sera il percorso di qualificazione all'europeo con i gradi del titolare. Una soddisfazione in più per il Torino, che su di lui ha fatto una bella e affascinante scommessa. Già, perché il Toro lo andò a scoprire molti anni fa nelle giovanili della nazionale serba. Gennaio 2017, il club granata lo strappa a una bella concorrenza di club europei. Acquistandolo da Lechia Danzica. C'era già il fisico da gigante donatogli da madre natura. Si intravedevano possibilità di crescita da grande portiere. Tutto il resto è arrivato dopo. Negli anni Vanja ha sempre sentito intorno a sé la fiducia della società, mai scalfita. Alle volte ho letto critiche eccessive nei confronti di Vanja, che è un ottimo portiere. Ci darà grandi soddisfazioni, aveva raccontato in estate il direttore tecnico Davide Vagnati. In una frase che riletta oggi appare come una profezia. Il club ha immaginato per lui un percorso fatto a tappe, prima i prestiti alla SPAL. All'Ascoli e allo Standard Liegi per permettergli di maturare esperienze. Poi il club lo ha riportato a casa e lo ha affidato alle cure di Paolo Di Sarno. Non uno qualunque. Carattere schivo, sempre lontano dai riflettori, ma un vero mago nel campo della preparazione dei portieri. Di Sarno respira Toro fin da quando era un ragazzino, cresciuto nel settore giovanile granata. Una bella e lunga carriera tra i pali, le punte con l'Udinese e con la Lazio, poi dal 2007 è nello staff tecnico del Toro. Grazie a lui, solo per citare due esempi, Daniele Padelli e Salvatore Sirigu hanno vissuto le migliori e per ora irripetibili annate in carriera. Rispettivamente con Ventura nel 2014-2015 e con Mazzari nel 2018-2019. Adesso sotto la sua cura sta sbocciando anche il talento di Milinkovic. La maturazione tecnica sarà premiata dal club con un bel rinnovo. Il conto alla rovescia è ormai scattato, siamo alle ultimissime curve prima degli annunci ufficiali. Dovranno essere completate solo alcune formalità burocratiche, poi ci sarà il prolungamento del suo contratto oggi in scadenza al 2024. Milinkovic rinnoverà per ulteriori due stagioni, con un nuovo orizzonte che si spingerà fino al 2026, la strada del rinnovo era stata già tracciata ai primi di ottobre con una sostanziale. Prima, intesa tra le parti, consolidata poi poco prima che Vanja partisse con la Serbia per il ritiro premondiale a fine 2022. Forse per la prima volta nella sua carriera, questo ragazzone alto 203 cm, che continua a crescere, più un centimetro, potrà affrancarsi dalla definizione di sempre di essere il fratello di. Punto. Sergej. Adesso è Vanja, un portiere affidabile, tosto, in evoluzione continua. Uno bravo tra i pali e utilissimo nel gioco di squadra, ha il record di passaggi in Serie A tra i portieri, 1082. Di cui 431 finiti nella tre quarti avversaria, altro primato. Anni fa di lui si parlava come scommessa. Oggi Juric non lo toglie dalla porta. E non ci pensa nemmeno.